Siamo di nuovo qui nell'allevamento, allevamento DR. Vi volevo far vedere oggi, tante volte mi arriva una domanda in particolar modo dalla gente meno esperta, una delle domande appunto più frequenti è quella su come riconoscere una femmina che è pronta alla deposizione. Quindi facciamo questo brevissimo video, questo brevissimo tutorial con una femmina che è un esempio lampante di quello che significa una femmina pronta alla deposizione. Praticamente in gergo si dice che la femmina si allunga. Ora vi faccio vedere in che senso. Soffiamo sotto. Ecco qui. Allora, come potete notare, la femmina assume già quasi una posizione, una forma. Come ci fosse già l'uovo dentro. Questa è una femmina che già si è allungata e che è pronta alla deposizione. Praticamente il piumaggio si apre e infatti se voi soffiate vi rendete conto che subito la parte si scopre. Il piumaggio si apre perché si prepara già alla cova delle uova che andrà a fare e si allunga sensibilmente assumendo questa forma quasi cilindrica, quasi. E in questo caso non ti potrai mai sbagliare, è femmina al 100%. Più chiaro di così è difficile essere. E magari possiamo prendere, se ti va, un canarino ancora non pronto e facciamo vedere una differenza sensibile. Insomma, questa femmina è già pronta, magari quell'altra non lo è. Facciamo subito vedere. Ecco qua. La differenza con quell'altra. Questa è una femmina che inizia invece a prepararsi. La facciamo vedere meglio. Come vedete, non è ancora deplumata, non è ancora aperta ed è molto meno lunga la femmina. L'esempio di prima, facciamolo rivedere. Femmina pronta. Femmina ancora indietro, che a fatica si depluma. Mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile. Continuate a seguirci sia sul nostro canale Instagram e anche qui su YouTube. Un saluto a tutti quanti, ciao!